Se anche voi siete stanchi di vedere i soliti video haul, allora questo video penso proprio che faccia il caso vostro. Ciao a tutti, Glow Family, bentornati in un mio nuovo video. In realtà questo video non volevo che fosse un tipico video haul in cui vi faccio vedere i capi, perché allo stesso tempo ho deciso di darvi anche qualche idea outfit sui capi che ho preso. Questo perché di solito quando io faccio shopping online o anche nei negozi compro sempre cose che poi so effettivamente come andare a inserire all'interno di un outfit, perché altrimenti è inutile, quelle cose rimarrebbero semplicemente nell'armadio inutilizzate, dimenticate. Per sempre. Quindi no, non è questo l'obiettivo che noi abbiamo, perché il nostro obiettivo è quello di utilizzare tutto quello che abbiamo nell'armadio. In America in realtà questi video si chiamano tipo styling haul, cioè l'unione dell'haul con i video outfit. E quindi è un mix delle due cose. Spero che vi piaccia. Il sito di cui vedrete gli outfit è Boo, il mio amato Boo, quindi vi lascio anche un codice sconto da cui io non guadagno nulla, è un regalo per voi del 52% su tutto il sito e tutti i link utili nell'info box. Iniziamo subito, qui vedrete gli outfit che ho creato e iniziamo dal primo, il più facile di tutti. Ho deciso di prendere questa tuta coordinata, in realtà arriva tutto un set, quindi sia felpa crop che con il pantalone. Molto molto bella, le felpe crop secondo me, come vi ho già detto in un altro video, sono perfette per questo periodo e soprattutto sono perfette per stare in casa questo periodo. D'altronde, quando potreste mettere mai questi outfit? Però devo dire che sono degli outfit che si possono adattare anche verso maggio, perché sono fiduciosa, a maggio potremmo uscire, ne sono sicura, quindi bisogna attivarsi già da adesso per creare gli outfit. Super 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 bella, di un color fucsia acceso magenta, bellissimo, bellissimo, da abbinare con le sneakers, da abbinare anche con un paio di tacchi per le più sporty chic. Entrambi i capi sono un po' felpatini di dentro, quindi tengono anche abbastanza caldo. PS, vi lascio tutte le taglie sempre nell'info box. Ovviamente, perché ho preso il coordinato felpa più tuta? Perché la mia intenzione era quella di abbinare la felpa in due modalità, quindi sia con il suo pantalone ma anche con un paio di jeans, ed è per questo che ho preso questo pantalone culotte bellissimo. Io credevo che non mi stessero per niente bene i pantaloni culotte, invece poi provandoli devo dire che è un modello che slanciano molto molto la figura, fanno sembrare anche molto molto più alte se abbinate con un paio di tacchi, e credo che l'abbinamento della scarpa che è sempre di blu con il colore della felpa sia qualcosa veramente, una chicca molto 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 particolare. Sto ripetendo gli aggettivi in maniera compulsiva, non so per quale strano motivo, e perché è già alto di natura ed è fortunata ad avere le gambe chilometriche, può anche abbinarlo con un paio di sneakers più casual. Gli stessi pantaloni culotte, come potete, li ho riadattati anche in un altro look che è abbastanza particolare, perché sempre da Boo ho preso questo crop top in pizzo neon. Pazzesco. Pazzesco, ovviamente la chicca di questo outfit è il fatto che il crop top in pizzo sia abbinato con i sandali, sempre di Boo, che hanno i laccetti neon, quindi perfettamente intonati con il crop top. Ovviamente l'altro colore dominante oltre al jeans, al blu del jeans, è il nero, ed è per questo che il blazer è abbinato anche al tacco. Quindi questo outfit è veramente super bello anche per chi magari vuole andare a ballare, per quando sarà, perché è molto molto carino e particolare. Non è il solito outfit che si vede in giro, proprio perché ha questo pop di colore dato dal neon, dato dal sandalo, e lo trovo veramente chic, però allo stesso tempo grintoso, quindi con personalità. I tacchi, questi sandali sono comodi? Ni. Nel senso, sono comodi per quanto riguarda l'altezza, non è un tacco esageratamente alto, almeno per i miei standard, io riesco ad indossarlo con tranquillità. Mi piace anche molto il fatto che sia un sandalo quadrato, quindi per chi ha la pianta del piede larga è perfetta. L'unico problema sono i laccetti. I laccetti, ovviamente, essendo di plastica, stringono. Però, devo anche essere sincera, essendo nuove devono ancora fare la forma. Quindi secondo me col passare del tempo, dato che il tacco è comodo, potrebbero adattarsi, vi terrò aggiornate. Andiamo avanti con questo outfit, volevo prendere uno shorts, uno shorts Manfit.
Ecco, non era proprio questo lo shorts che volevo, credevo che mi andasse un pochino più largo sui fianchi. In realtà, appunto, perché hai i fianchi larghi, lo shorts è un capo un po' problematico, come ben sappiamo, perché tende a sottolineare e a tagliare la gamba, di conseguenza a far sembrare i fianchi ancora più larghi. Quindi bisogna sempre scegliere uno shorts che sia sulla coscia, che sia sul fianco un pochino più svasato. Questo qui è molto aderente, quindi come vedete mi taglia la figura e mi sottolinea proprio il mio punto debole, ovvero i fianchi. Per chi invece vuole valorizzare le sue curve è perfetto, anche perché ha delle strisce verticali che vanno ad enfatizzare e ad allungare la figura. Su Boohoo, questa tipologia di shorts, potete cercarmi con la dicitura Monfit Shorts. Il look l'ho completato ovviamente con la mia amata canotta con le spalline, che però non è di Boohoo, questa è di Mango. Ve la lascio sempre nell'info box perché su Instagram mi è stata super richiesta. Boohoo sono le collanine dorate a doppio giro. Cercavo da tantissimo una collanina con delle catene che potesse essere abbastanza vistosa, abbastanza appariscente da abbinare appunto con questa tipologia di t-shirt. Secondo me ci sta benissimo. E appunto ho trovato questa qui su Boohoo, che per il costo che ha la qualità è abbastanza elevata. Però ovviamente non vi aspettate un gioiello in argento o in oro, perché ovviamente è no, è bigiotteria, quindi no. Quando si tratta di queste mie voglie, perché magari questa collana non la utilizzerò per sempre, preferisco puntare su qualcosa che appunto sia un pochino più conveniente. Ad esempio questa qui che indosso sempre è placcata in oro, e questa collanina con il mio nome ovviamente è in argento. Quindi andiamo avanti con quest'altro look. In questo caso adoro, adoro, ma vogliamo parlare di quel giubbottino in denim, modello biker. È, secondo me è proprio bello, è proprio bello. Lo vidi da una blogger che l'aveva tipo preso da Zara, non ricordo, da Bershka, qualcosa così. Quindi appena l'ho visto mi si sono illuminati gli occhi, ho detto ok, deve essere mio. Ovviamente con questa tipologia di giubbotto, essendo già in denim, preferisco abbinarlo su qualcosa che non sia altro denim, a meno che non sia proprio dell'esatta tonalità del giubbottino. Quindi l'ho abbinato in un outfit total black con un paio di décolleté, e secondo me ci stava da Dio, cioè almeno a me piace tantissimo, non so a voi, però secondo me è super particolare. È un capo super particolare, ma lo vedo anche benissimo con i vestitini corti, giusto per poter cambiare e non utilizzare il solito giubbottino in similpelle. Passiamo all'ultimo look. Ho sempre utilizzato lo stesso jeans di prima. Questo jeans è un jeans balloon che potete trovare sia su Boohoo, ma il mio in particolare l'ho preso da Amazon. Vi lascio sempre il link nell'info box. E l'ho abbinato con un body che secondo me è pazzesco, che in realtà è anche quello che ho addosso adesso. E lo amo tantissimo perché ha questi dettagli dorati sulle spalle che lo rendono super particolare, ed è un tessuto simile al raso, abbastanza rigido, quindi non è scomodo, cioè non ti lascia nuda, ecco, si mantiene abbastanza bene addosso e poi ha un incrocio sulla schiena, quindi è un body molto comodo, non taglia, non è super stretto, va benissimo con i jeans, va benissimo indossato anche con una gonna, lo trovo super versatile e super bello. Questo periodo sono anche un pochino in fissa con i body perché li trovo veramente molto comodi. Quindi sì, questo outfit anche nel complesso mi piace veramente, veramente tanto. E niente, Glow Family, in realtà questo video, vedete così, è super fast. Allo stesso tempo avete visto alcuni acquisti, quindi vi ho dato alcune idee sullo shopping da fare, ma allo stesso tempo vi ho dato delle idee outfit. Quindi secondo me questa tipologia di styling haul è veramente molto più utile rispetto ad un semplice video haul. Almeno a me piace creare cose che siano sempre utili e che possono darvi più stimoli contemporaneamente. Sono fatta così, ragazzi, cioè chi mi ama mi segua. Detto ciò, vi aspetto come sempre nella nostra community su Facebook, Senza Soldi Ma la Moda, dove ogni giorno ci scambiamo consigli, tips, outfit, codici sconto, bla bla bla, tutto quello che volete, e sui miei social ed anche su TikTok. Vi mando un bacione grande, 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 noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!